Il giorno 11 agosto 2020, ascoltate, youtubisti, chi mi ascolta, sono alla ricerca delle abbazie più vecchie della Lombardia. Qui mi approprio di uno sguardo visivo di questa abbazia denominata ora col nome Abbazia di Vallate. Eccola qui di fronte a me, è il campanile e poi guardo la struttura che può appartenere questa abbazia. È un qualcosa di eccezionale. Sto guardando, domina un punto di vista panoramico eccezionale, la Valtellina. Sì, sono questa abbazia e noto un qualcosa di passato che richiama in me la vivacità di conoscere la storia di questa chiesa. Io guardo il campanile, lo osservo bene. Oggi sono qua, in mezzo a queste nuvole, anche temporalesche, ma l'importante è che io abbia in questo momento a conoscere la chiesa, l'abbazia, il monastero dove vivevano certe persone nell'11o-12o secolo, qui in questo luogo dove appare un'impronta che non si sa bene a che ordine di monastero potesse partecipare. Questa abbazia, guardo bene intorno, i prati, dicono la storia, tante cose, ma che bello qua, ma che bello, appartengo qui a questa chiesa. Io vivo nell'undicesimo secolo, dove mi abbraccio in un tempo eterno, in un millennio dove vedo queste fessure, dove potevano essere degli sguardi per il nemico. Ecco qua, ecco qui, monastero di Vallate, in Valtellina. Ma che bello osservare, è un oblò qua, un oblò per i più curiosi, per sapersi difendersi dagli attacchi. Infatti qua dicevano che c'era un tunnel sotterraneo che andava fino all'abbazia di Piona, dove certe persone potevano rifugiarsi in tempo oscuri, dove il nemico era sempre presente e questa abbazia vivevano da eremiti, come se il tempo si fermasse qui. La loro vita erano le castagne, coltivare la terra e pregare, rendersi conto in epoca passata com'era presente l'umanità racchiusa in sé. Ora conosciamo troppo il mondo, ma allora si limitavano a essere qui, chiusi in questo piccolo mondo dove loro stessi vivevano un mondo pieno di vita, pieno di entusiasmo e pieno di una speranza ultraterrena. Ecco qua che domino la vallata, tempo nuvoloso. Là di fronte a me ho il paese Mello, sempre in Valtellina, e tra poco devo ritornare a prendere il bus giù da Basso dopo le 17:30 per ritornare a Morbegno. Ma intanto osservo e medito questa vallata che mi entusiasma da scoprire ogni giorno sempre di più il passato, guardare com'è bello il campanile, forse ricostruito in un tempo successivo, l'abside e tutto. Vi saluto da questo bel vento della Valtellina, da questo vento che verrà tra poco un temporale come ieri, ma intanto godo a vedere questo bel campanile e saluto tutti quelli che mi ascoltano dall'abbazia di Vallate a Piagno, Piagno.